Auguri di una buona giornata, benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo oggi tornando sul caso di cronaca e sarà probabilmente l'unico giorno che ci concentreremo in apertura del nostro telegiornale sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto nella zona dell'Isolotto, perché di fatto quello che è emerso dalle ultime indagini, come sappiamo, oltre ai messaggi che l'omicida avrebbe scambiato con un amico, gli sms inviati a un amico, anche la lettera scritta dove annunciava quello che sarebbe stato il terribile gesto, cioè l'uccisione dell'ex moglie per motivi di gelosia. Oltre a questo, oggi ci sono nuovi elementi, perché i genitori della ragazza uccisa si sono recati in procura e la mamma ha chiesto anche di assistere all'autopsia. Di fatto hanno detto che Michela Noli, cioè la ragazza uccisa dall'ex marito, voleva denunciare Mattia. Il medico legale Martina Focardi, che domani effettuerà le autopsie sui corpi degli ex coniugi, non ha accolto la richiesta della madre in realtà di assistere, dicendo che sarebbe stata un'inutile sofferenza. Alcune colleghe di Michela, cioè della ragazza uccisa, avrebbero raccontato che la giovane era preoccupata per i messaggi e le telefonate continue dell'ex marito, che avevano pensato di denunciarlo anche per stalking, a proposito che però poi non aveva messo in atto. E quello che si è saputo anche è che è stato appunto l'ex marito, prima di raggiungerla per ucciderla, ad avergli messo nella macchina il GPS, che poi gli ha consentito di rintracciare la vettura e quindi di recarsi sul luogo per sapere dove andava lei, e cioè dall'altro fidanzato. È una storia che naturalmente ha dei risvolti molto profondi, che si inseriscono in una mente disturbata, quella appunto dell'uomo, anche se fino a questo momento non aveva mai dato segni di follia, insomma. E questo è quanto anche chiariscono gli inquirenti, in qualche modo, soprattutto stando a quelle lettere e a quei messaggi, che erano molto molto lucidi. Vediamo il servizio. Una tragedia annunciata, quella dei coniugi trovati morti la sera di domenica nel quartiere dell'Isolotto a Firenze. Un biglietto e un sms inviato ad un amico sarebbero le prove del premeditato piano omicida di Mattia Di Teodoro, 33 anni, fiorentino, trovato senza vita insieme all'ex compagna Michela Noli, 31enne, dipendente dell'aeroporto di Peretola, nell'abitacolo della sua Citroen bianca lungo il fiume Arno. Poche righe per esprimere il dolore della fine del loro matrimonio e della solitudine che ne è seguita. Voglio cominciare chiedendo scusa ai miei genitori, chiamo alla follia, e ai genitori di mia moglie. Inizia così la lettera di Mattia, per poi concludersi con la terrificante confessione. Stasera la ucciderò e ucciderò anche me. L'ipotesi di omicidio o suicidio si fa sempre più concreta, come già avevano avanzato gli investigatori dell'omicidi, guidati dal vicequestore aggiunto Alessandro Ausenda. Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti, il crescendo di follia dell'uomo sarebbe iniziato già la mattina di domenica, dopo aver trovato la moglie a casa del nuovo compagno grazie al sistema GPS della macchina. Ne è seguito un confronto non violento tra i tre, ma una volta tornato a casa, Mattia, ferito ed umiliato, avrebbe scritto il biglietto con gli ultimi pensieri. La sera avrebbe poi così chiamato la donna per un ultimo chiarimento, non riuscendo a rassegnarsi e convincendola a seguirlo in macchina con una scusa. La raffica di coltellate che ne è seguita sul corpo dell'ex compagna testimonierebbe la follia omicida dell'uomo, che dopo averla uccisa avrebbe poi impugnato il coltello tagliandosi l'addome e la gola. Ma non è solo la lettera indirizzata ai genitori a testimoniare il terribile gesto, ma anche un sms inviato ad un amico: l'ho uccisa, scritto ancora prima di commettere l'omicidio. Ed è stato proprio quel messaggio che ha portato gli amici della coppia ad allertare la polizia, facendo scattare l'allarme. Gli agenti si sono così presentati dapprima a casa dei genitori della donna e poi nell'abitazione dove la coppia viveva prima della separazione avvenuta lo scorso aprile. Abbiamo cercato di aiutarli in tanti, ma non è servito a nulla, dicono adesso i vicini e gli amici, sconvolti da una tragedia troppo grande da poter comprendere. Proseguiamo con la cronaca, perché un uomo di 59 anni è deceduto in un incidente stradale verificatosi questa mattina intorno alle 5.40 in via Empolese, in località Cerbaia, nel comune di Scandicci, in provincia di Firenze. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, viaggiava a bordo del suo scooter quando si è scontrato frontalmente con una vettura che sopraggiungeva in senso opposto di marcia. Bisogna ancora capire le cause che hanno provocato questo scontro. Quello che è certo è che il 59enne, residente a Montespertoli, è deceduto sul posto, nonostante i tentativi di salvarlo effettuati dai sanitari del 118. A bordo dell'auto viaggiava una donna di 49 anni, che è rimasta soltanto lievemente ferita.
E però spesso abbiamo parlato di cronaca anche nell'ultimo mese per quanto riguarda delle morti sul lavoro, soprattutto nelle cave di marmo nella zona di Massa e Carrara. Per questo la regione toscana corre ai ripari con un nuovo piano di sicurezza proprio per quei lavoratori. Vediamo. Pugno di ferro della Regione Toscana per la sicurezza nelle cave di marmo sulle Apuane. Il piano biennale straordinario approvato dalla Giunta regionale vale 2 milioni e mezzo di euro, di cui 500 mila per l'acquisto di attrezzature e 2 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di un ingegnere e due geologi, a cui si aggiunge quella a tempo determinato di 50 tecnici. Troppi gli infortuni che insanguinano il marmo apuano. Solo tra aprile e maggio 2016 due cavatori uccisi dal crollo di un costone a colonnata e un operaio schiacciato da una lastra di marmo in laboratorio. Abbiamo pensato che potesse valere la pena intensificare i controlli, certamente non contro le aziende o contro qualcun altro, ma insieme, definendo protocolli congiunti con le aziende del marmo. Nello specifico sono previsti un rigido controllo sull'uso dei dispositivi di protezione, incontri formativi, la definizione di procedure omogenee per il comparto del marmo e la vigilanza sul protocollo sanitario. In tutto sono 170 i siti da monitorare nel settore estrattivo e 600 le imprese del Lapideo. E nuovi progetti e nuovi fondi sono anche destinati agli interventi sul dissesto idrogeologico, un altro problema che soprattutto negli ultimi anni ha afflitto la regione toscana in modo particolare a partire da quelle alluvioni che si sono verificate nella zona del Grossetano, ma non soltanto, visto che ormai gli effetti meteorologici sono imprevisti e immediati e spesso di portata anche molto grande. Di questo ha parlato anche l'assessore competente, quindi l'assessore all'ambiente Federico Fratoni, sentiamo. Le novità sono che oggi sblocchiamo interventi per 190 milioni che prenderanno l'avvio nel 2016 e si concluderanno nei prossimi tre anni. Molti sono interventi che attingono a linee di finanziamento che erano già in essere e oggi però stanziamo in via definitiva ulteriori 25 milioni che in particolare vanno a finanziare per 10 milioni interventi che realizzerà direttamente la Regione Toscana, ma per 13 milioni andranno invece a finanziare interventi proposti dai comuni e dalla città metropolitana. Quindi una grande azione di collaborazione, sono interventi selezionati sulla base dell'urgenza dell'intervento ma anche della cantierabilità del progetto, quindi si vanno a premiare in qualche modo le amministrazioni più efficienti e in più vengono finanziate attività di studio e di monitoraggio molto importanti. Sottolineo un accordo di collaborazione con l'Università di Firenze per quanto riguarda il monitoraggio e la rilevazione di tutti i movimenti franosi in essere sulla nostra regione. Quindi ci consentirà di intervenire anche, speriamo mai, ma anche laddove fosse necessario con interventi preventivi di protezione civile. A questo si aggiungono le risorse ai consorzi che abbiamo già stanziato, sono 16 milioni di euro, 10 milioni per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie sulle terze categorie, 6 milioni le manutenzioni ordinarie sulle seconde categorie. Quindi io credo uno sforzo veramente enorme, stiamo parlando di oltre 200 milioni di euro, che certamente nei prossimi tre anni darà i suoi frutti. Andiamo a realizzare anche l'accordo di programma con lo Stato, quindi quei famosi 100 e passa milioni sottoscritti a novembre, quindi insomma un grande lavoro. Ma noi abbiamo un grande sforzo sulla provincia di Massa, certamente, la provincia di Grosseto, fra l'altro sono aree sulle quali abbiamo anche svolto studi di ricerca importanti, mi viene in mente lo studio Seminara sul Carrione, che ovviamente deve avere un seguito anche nelle opere da realizzare, ma direi Siena, direi l'Ombrone Pistoiese, insomma zone certamente che presentano grande fragilità. Fortunatamente è stato un inverno contenuto, ma comunque anche in questi primi mesi dell'anno abbiamo già impiegato più di 800 mila euro per somme urgenze e non abbiamo avuto eventi di grande impatto. È chiaro che l'attenzione resta alta, ma devo dire che a questo punto le risorse vengono impiegate e che ci auguriamo di avere un territorio un po' più sicuro.
Notizia arrivata pochi minuti fa perché è stato registrato un terremoto di 3.1 tra la Garfagnana e la Lunigiana. Il movimento è stato avvertito dai sismografi dell'INGV intorno alle 11.40 per la precisione e l'epicentro si troverebbe a circa 2 km da Minucciano, quindi proprio nella zona della Garfagnana, non lontano da Carrara. Sarebbe avvenuto a 7 km di profondità. L'epicentro, la popolazione delle zone circostanti ha sentito il movimento distintamente e anche naturalmente allertato le varie forze dell'ordine, anche se al momento non risultano danni a persone o cose registrate dalla protezione civile. Andiamo avanti, parliamo di vertenze per quanto riguarda il lavoro. Ce ne sono alcune che preoccupano in modo particolare la provincia di Firenze. Abbiamo spesso parlato della GES, ma ce n'è un'altra venuta fuori negli ultimi tempi, che è quella della Braccialini di Scandicci. Ieri un nuovo flash mob in piazza a Firenze per sensibilizzare su questa nuova vertenza che mette a rischio diversi lavoratori. Vediamo. Una grande borsa con dentro i lavoratori della Braccialini, storica azienda di pelletteria di Scandicci, per i quali da gennaio è aperta la procedura di cassa integrazione. In alto lo slogan «Dentro la borsa c'è la nostra vita». È il flash mob di protesta andato in scena davanti alla sede della Regione Toscana di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, negli stessi istanti in cui era in corso il tavolo istituzionale sul futuro dell'azienda e dei suoi 160 lavoratori. La situazione della Braccialini è critica, ma gli ordini non mancano. Per questo i sindacati presenti alla riunione chiedono continuità produttiva e soprattutto iniezioni di liquidità. C'è bisogno di quella liquidità per mettere gli ordini, che sono tanti, perché nel primo semestre hanno già in qualche modo un fatturato, degli ordini pari a 16 milioni di euro, che però mancano della liquidità necessaria per far partire le produzioni. Abbiamo chiesto questa liquidità, chiederemo con forza ai soci che, oltre che agli annunci, incominciano a spendere qualche soldo per far partire intanto le produzioni. Ora, mentre si va verso la richiesta di concordato in bianco per mettere in sicurezza l'azienda, i lavoratori continuano ad alzare voce e cartelli di protesta, ma la strada si presenta in salita. E c'è un'altra questione però che turba in modo particolare i commercianti e anche i balneari. Stiamo parlando della direttiva Bolkestein. Per quanto riguarda i balneari, se ne è occupata la Regione Toscana qualche giorno fa, ne parlammo con una legge ad hoc. Per quanto riguarda invece i commercianti, soprattutto dei centri storici, ieri c'è stata anche una prima riunione in Palazzo Vecchio con relativa protesta appunto da parte dei tanti ambulanti, che però la direttiva riguarderà anche edicole e quant'altro. L'occasione, almeno per Palazzo Vecchio, sembra essere quella di una riorganizzazione totale del settore, anche con la diminuzione del numero dei banchi, che adesso a Firenze sono intorno ai 400 e vorrebbero portarli a 250-300, naturalmente non senza proteste. Ieri ne abbiamo parlato anche a Telegram con il consigliere del Comune di Firenze del Partito Democratico, Leonardo Biber, che ci ha chiarito insomma quali sono più o meno le linee guida di Palazzo Vecchio in questa nuova riorganizzazione in base naturalmente alla legge Bolkestein. Sentiamo. Quali sono le linee guida che Palazzo Vecchio intende adottare per riformare questo settore e in base alla direttiva Bolkestein? Sì, se la direttiva Bolkestein, se altro, sarà una delle sfide più importanti a cui tutti quanti i comuni e anche le regioni sono chiamate a doversi confrontare, perché è veramente destinata a cambiare, penso sia un'occasione, una sfida importante per le varie amministrazioni, in primis per l'amministrazione comunale di Firenze, per migliorare quella che è la qualità dell'offerta, dell'immagine che noi vogliamo dare come città. Perché, come dicevi appunto correttamente, vengono meno, cioè decadono tutte le concessioni per l'occupazione a suolo pubblico, quindi per certi aspetti una rivoluzione, sono 484 in città, non verranno toccati da quel che sembra i mercati cosiddetti rionali, cioè quelli che sono appunto nei quartieri, però è presumibile che l'amministrazione, perché uso il condizionale perché è un regolamento che verrà, che è discusso, c'è stata la prima riunione in cui c'è stata appunto un po' di polemiche, di strasce polemiche, di confusione, però ecco, parte da oggi questo percorso che porterà poi alla stesura del regolamento su cui poi verrà fatto l'avviso pubblico. Senz'altro cambia quella che è la durata della concessione, che va da un minimo di 9 ad un massimo di 12 anni, quindi il primo paletto sarà stabilire se 9, 10, 11, 12, qual è il lasso temporale di durata di quella che è la concessione. Insomma, fino ad oggi se le tramandavano potete di padre in figlio. Esatto, ora invece viene messo un paletto temporale. Poi anche quella è la qualità merceologica che viene venduta, questo è un altro fatto molto importante, proprio per fare una battaglia per la qualità di quella che è la merce
sede che viene venduta ai fiorentini e ai turisti. Spesso ne ha parlato l'allora sindaco Renzi, ne sta parlando anche per una volta il sindaco Nardella, l'assessore Vettarini, che questa battaglia appunto per garantire una merce, abbiamo spesso parlato dei grembiuli del Davide, sì, o anche certo, le maschere certo. di Pulcinella che veniamo vendute nelle varie bancarelle. L'altra, anche le dimensioni, perché una delle cose che ad esempio a Stallorea è la riduzione del banco da 3 metri a 2 metri, penso ad esempio per le bancarelle a San Lorenzo. Chiaro, legittime sono le preoccupazioni degli ambulanti, l'obiettivo chiaramente però, il senso della Bolkestein è di quello, diciamo così, di liberalizzare alla fine quella che è di aprire anche ad altre persone che hanno appunto, che legittimamente possono partecipare, quindi è fondamentale anche costruire un bando in cui, e questo è un po' uno degli altri elementi di scontro, la storicità sia un criterio ma non sia il criterio predominante dell'avviso pubblico, perché sennò poi di fatto potrebbe essere una fotografia dell'esistente. Quindi penso che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di ripensare in senso positivo, fare una battaglia importante che è già stata affrontata anche con il regolamento UNESCO per migliorare quella che è la qualità e l'immagine della nostra città, recuperando anche una serie di spazi e mettendo in una situazione logistica forse migliore anche le aree rionali per i cittadini, per i turisti, ma anche chiaramente per tutti coloro che ci lavorano. Rivedendo probabilmente anche il numero, no, delle concessioni, perché insomma sono... Questa è una delle ipotesi in campo, appunto, di una possibile diminuzione delle concessioni. Nuova indagine a Montemurlo perché alcuni lavoratori africani venivano impiegati illegalmente in una ditta cinese. L'imprenditore aveva aperto l'attività da un mese e è stato denunciato per sfruttamento di manodopera. I lavoratori che aveva scelto per la sua attività provenivano in gran parte dal Senegal e dalla Costa d'Avorio. 7 di loro sono risultati senza regolare permesso di soggiorno e sono stati portati in questura a Prato, dove sono stati denunciati. La denuncia è scattata anche per il datore di lavoro per sfruttamento di manodopera clandestina. Si tratta di un cittadino cinese residente a Montemurlo. L'uomo, per l'avvio della nuova attività, aveva scelto lavoratori africani promettendo future assunzioni a tempo indeterminato. Il controllo è stato effettuato dalla Polizia Municipale di Montemurlo. Parliamo anche di alienazione di beni, perché con la spending review anche la Regione Toscana vende i suoi gioielli e sono una lunga lista. Vediamo. Una lista di 34 nomi che racchiude edifici di ogni tipo, alcuni noti e conosciuti, altri nascosti dietro l'idea crescente e patrimonio ormai soltanto dei più lontani ricordi. La Regione Toscana ha stilato un primo elenco di immobili da alienare, anche in alcuni casi con la possibilità di cambiare destinazione d'uso. Si proverà a metterle in vendita, altrimenti il passo successivo saranno l'affitto o la concessione in gestione, che verranno tramite aste o procedure di evidenza pubblica. Di questi primi 34 immobili, 8 sono di proprietà della Regione Toscana e da soli valgono la bellezza di 60 milioni di euro. Nello specifico sono Villa Basileschi, Villa Fabbricotti e il complesso di Via Pietrapiana a Firenze. Ci sono poi, poco distanti dal capoluogo, l'ospedale di Luco in Mugello e Villa Larderella a Pozzolatico. A Pisa si trovano Palazzo Battaglia, Casa Cecconi, il complesso di Via Roma e infine a Pistoia il palazzo in Corso Gramsci. Ma gli altri 26 edifici appartenenti alle ASL o alle aziende ospedaliere rappresentano una gamma ampia e variopinta di stabili per lo più abbandonati sparsi in tutta la regione. Si va da Prato con Villa Filicaia all'ex sanatorio Luzzi di Pratolino, dall'ex ospedale dalle Banti a Vaglia ad alcuni padiglioni dell'ex manicomio di Volterra. Così come in vendita c'è una parte dell'ex Maier di Via Giordano a Firenze che da solo è stimato 21 milioni di euro. Non è la prima volta che la Regione Toscana prova a vendere immobili inutili o incapaci di generare reddito, ma rispetto al passato questa volta ha già vagliato l'interesse del pubblico, anche internazionale. Vorremmo costruire proprio un vero e proprio modello, diciamo, sotto il marchio di Invest in Tuscany, anche per gli operatori internazionali che io sono stato alla fiera di Cannes su queste materie, sul real estate, dicono esserci una certa ripresa del mercato. Per noi è la possibilità, da un lato, di ottenere risorse aggiuntive per investire negli immobili ancora migliori, quelli assolutamente più di pregio, e dall'altro anche per fare qualche investimento in più sia nel fronte regione che nel fronte sanità. L'obiettivo economico, dice il governatore Rossi, è guadagnare almeno 150 milioni di euro. Pertanto è stato previsto anche un articolato programma di presentazioni con un catalogo, foto, video e schede online dettagliate che saranno pubblicate sul portale internet Invest in Tuscany e a cui saranno affiancati anche sopralluoghi guidati nelle strutture.
Anche un piccolo riassetto nella giunta regionale perché Enrico Rossi, il governatore, ha lasciato la delega al lavoro all'assessore Grieco, che aveva già quella per l'istruzione e la formazione professionale. La decisione, ha spiegato Rossi, anche a seguito dell'assunzione da parte della regione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alle politiche attive del lavoro dopo il passaggio di queste competenze dalle province e quindi a Grieco, appunto, l'assessorato al lavoro. E parliamo però anche di treni regionali, visto che è stato stilato un nuovo sondaggio, è stato realizzato e il gradimento degli utenti aumenta in diverse zone della Toscana, rimangono però alcune zone, in particolare quella del Valdarno e quella del Mugello, quelle dove i gradimenti da parte dei viaggiatori sono i più bassi in Toscana. Vediamo. Le condizioni di viaggio dei pendolari toscani migliorano. La conferma arriva da un'indagine dell'Ufficio regionale di statistica che ha intervistato quasi 5.000 viaggiatori tra ottobre e novembre 2015. I viaggiatori che si ritengono pienamente soddisfatti sono il 40%, mentre quelli insoddisfatti sono il 17%, uno su sei. Nel precedente sondaggio, condotto nel 2012, le persone che si dissero insoddisfatte furono una su quattro. Un miglioramento sensibile. Non è avvenuto a caso perché in questi tre anni sono entrati in servizio 60 treni nuovi, sono entrati in servizio treni che sono stati pesantemente ristrutturati. In questi tre anni abbiamo cercato di rafforzare molto l'informazione nei confronti dell'utenza. L'indagine condotta fra i pendolari e i viaggiatori occasionali ha evidenziato che le maggiori criticità riguardano l'igiene e la grandezza delle toilette, l'impianto di condizionamento dell'aria e la puntualità delle coincidenze fra i treni e il trasporto su gomma. Tre anni fa l'assessore ai trasporti Ceccarelli, insieme al presidente della regione Enrico Rossi, aveva intrapreso una serie di viaggi per denunciare pubblicamente le precarie situazioni dei treni toscani. Non gliene abbiamo perdonata una, montando sui treni, facendo proteste, io direttamente come presidente. Ho visto che sono venuti in Toscana dirigenti nuovi, giovani, noi per conto nostro abbiamo messo anche più soldi, molti, però siamo stati anche un po', come dire, pretenziosi perché Ferrovie poi rispettasse gli impegni che si era assunti. E dalla regione toscana ieri è arrivata un'altra norma, questa volta molto importante e molto gradita probabilmente dai fiorentini, perché è una legge per salvare la Rarinantes in modo sostanziale dalla demolizione. È stata approvata la norma per salvare appunto la demolizione della Rarinantes lungo l'Arno, ma che servirà a salvaguardare in realtà anche altre realtà toscane, sportive e non, a patto che si trovino lungo i corsi d'acqua in strutture storicizzate presenti almeno da oltre 40 anni, come ad esempio la Canottieri di Pisa. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all'unanimità la leggina che allenterà, ma solo in precise circostanze, i restrittivi vincoli imposti dalla legge regionale 21 del 2012, quella che fu voluta direttamente dal governatore Enrico Rossi in seguito all'alluvione in Lunigiana e al disastro. E quindi circa 1.000 frequentatori della Rarinantes hanno esultato ieri, insomma, si sono detti soddisfatti per questa legge, e di fatto la modifica alla legge regionale sulla sicurezza idraulica consente la riqualificazione delle sponde dei fiumi e la valorizzazione degli impianti finalizzate ad assicurare funzioni di forte interesse pubblico. Adesso la palla passerà dunque ai comuni, che dovranno recepire e applicare la nuova norma, una legge importante per la storia di Firenze, ha commentato la consigliera regionale del Partito Democratico Titta Meucci, che già è stata anche assessore in Palazzo Vecchio. Parliamo anche di un osservatorio che si è costituito per contrastare le ludopatie, ovvero quelle malattie psicologiche che arrivano dall'eccessivo gioco d'azzardo e che sono causate proprio dal gioco d'azzardo. Su questo ha parlato chi sarà la coordinatrice di questo osservatorio, la consigliera regionale Serena Spinelli. Sentiamo. Ma dovremo costituire un gruppo che non è fatto chiaramente solamente dai consiglieri regionali, ma è fatto di esperti del settore in un ambito che sta determinando veramente una crisi sociale. Il gioco d'azzardo patologico in Toscana consta di 20.000 persone, tra persone già patologicamente affette dal gioco da questo problema e persone fortemente a rischio. 1.400 già in carico ai servizi sociali, quindi il ruolo dell'osservatorio sarà
appunto analizzare il sistema, analizzare il problema e elaborare le politiche necessarie ad affrontarlo, perché, come dire, non è veramente più un gioco questo, ecco, veramente siamo di fronte ad una realtà sociale importante che soprattutto, come dire, non coinvolge soltanto il giocatore d'azzardo, ma coinvolge poi tutta la rete familiare e non solo che sta intorno a lui, quindi è una vera e propria emergenza sociale e per la quale la Toscana è già avanti, perché aveva già elaborato una sua prima legge e poi successivamente il regolamento. Adesso c'è un'iniziativa anche a livello nazionale e speriamo che questo vada avanti nel definire più strettamente quali sono i livelli essenziali di assistenza per il gioco d'azzardo patologico. Ma soprattutto attendiamo anche, dopo la nomina dell'osservatorio anche nazionale, le risorse anche nazionali per questo tipo di problematica, che è sempre più importante. Ecco, la contraddizione è che mentre a livello nazionale si stabilisce per esempio che nei prossimi 4 anni devono diminuire di una certa percentuale anche le slot machine, 30%, però per con una serie di escamotage, chiamiamole circolari, negli ultimi 4 mesi fatto sta che sono aumentate del 10%. Ma io credo che per affrontare questo problema dobbiamo creare una coalizione vera, cioè nel senso favorire il riscatto sociale delle persone, perché ciò che, come dire, che chi fornisce le macchinette, non solo, perché ormai la modalità con cui si gioca è veramente diffusissima, slot machine, giochi dell'otto sempre diversi, gioco tramite internet, cioè veramente una miriade di possibilità di offerte vastissime che chiaramente determinano un problema molto ampio. A fronte di ciò che, come dire, viene guadagnato da chi propone questa offerta, c'è ciò che tutta la collettività paga per riuscire a arginare il fenomeno e soprattutto per dare, come dire, sostegno alle persone che sono affette da un gioco d'azzardo che a tutti gli effetti è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una patologia e anche dal DSM che definisce appunto quali sono le situazioni di patologia rispetto a queste problematiche. E quindi, come dire, dobbiamo fare veramente un'alleanza complessiva e favorire ciò che è interesse collettivo più che un interesse di qualcuno rispetto al gioco d'azzardo. Parliamo anche di un'esercitazione antincendio che si è tenuta ieri in uno dei centri commerciali più attrattivi d'Italia, i Gigli di Campi Bisenzio. Vediamo il servizio di Elisa Gentilini. Un principio di incendio in un cantiere del centro commerciale Gigli di Campi Bisenzio. Intervengono i vigili del fuoco e le squadre di sicurezza. Ma niente paura, è solo un'esercitazione, una di quelle che il centro commerciale organizza tutti gli anni per prepararsi a ogni evenienza. Ma normalmente, come prevede la normativa, tutti gli anni al centro commerciale prevediamo questa simulazione di emergenza. Coinvolgiamo in genere sempre anche tutte le autorità. Oggi abbiamo per esempio i vigili del fuoco, avremo anche la presenza del 118. Oggi simuleremo un principio di incendio che avverrà all'interno di un cantiere molto importante che è in atto in questo momento al centro commerciale. Al via diciamo della segnalazione di emergenza dell'incendio, poi sarà poi la squadra apiregia del centro commerciale a gestire tutte le operazioni fino all'arrivo delle autorità e del 118, che ovviamente sarà simulato. Alla fine della prova, siccome noi abbiamo all'interno ormai da tantissimi anni anche tutta una serie di procedure dedicate al soccorso medico, abbiamo tutti operatori formati BLSD anche per il defibrillatore, anzi ne approfitto per ricordare che al centro commerciale ormai da tantissimi anni sono presenti i defibrillatori con personale appositamente formato BLSD. Alla fine della prova simuleremo un principio di arresto cardiaco e con l'intervento sempre dei ragazzi che sono formati addetti all'emergenza e al pronto soccorso. Devo darvi anche una notizia che arriva dall'America, perché è stata recuperata la lettera che Cristoforo Colombo mandò proprio dall'America per annunciare la scoperta del nuovo mondo. La lettera era stata rubata a Firenze e poi rivenduta negli Stati Uniti, grazie a un'operazione dei carabinieri è stata ritrovata. Il valore attuale del documento sarebbe stimato intorno al 1 milione di euro. Sono stati i carabinieri a ricostruire la vicenda e informare anche il governo americano, che ha deciso di restituire quindi la lettera allo Stato italiano.
Milano, dunque una buona notizia anche per gli archivi storici, in modo particolare della Biblioteca Riccardiana di Firenze, dove si trovava la missiva originaria di Cristoforo Colombo. Gli appuntamenti di questa sera alle 20.35 torna a Telegram, ospiteremo Alessio Biagioli, sindaco di Calenzano, e il consigliere comunale di Calenzano di Forza Italia, Daniele Baratti. Poi alle 21.20 invece appuntamento con Andrea Vignolini e Girotondo. Questa sera il tema centrale della puntata di Vignolini sarà sulla casa, quindi i numeri, i progetti, le problematiche delle case, anche delle case popolari. E in studio ci saranno Sara Funaro, assessore alle politiche abitative del Comune di Firenze, ci sarà Ilaria Bugetti, consigliere regionale del Partito Democratico, Jacopo Cellai, capogruppo di Forza Italia a Firenze, Francesco Torselli, consigliere di Fratelli d'Italia sempre nel Comune di Firenze, poi Massimiliano Pescini, sindaco di San Casciano Val di Pesa, e Luca Talluri, presidente di Casa Spa, che appunto si occupa di tutti gli alloggi popolari nella città di Firenze. Questi gli appuntamenti di questa sera. Per quanto riguarda invece Studio TG è tutto, grazie per averci seguito, una buona giornata.